Da sottolineare infine l'impegno costante che Renato Bacconi ha avuto in ambito culturale e la sua accurata attenzione all'approfondimento storico e alle vicende sindacali e del mondo del lavoro in generale. Quindi grazie a Renato Bacconi per quanto fatto al fine che non si disperdesse appunto la memoria legata all'industria, al lavoro, alla società e al mondo sindacale che hanno attraversato in quegli anni il territorio della nostra provincia. Grazie a tutti voi per essere qui stasera a questa iniziativa. Io a questo punto, per non rubare spazio ulteriore, passerei la parola a Luigi Piccioni per il primo intervento e poi la successiva appunto proiezione del filmato Pisa Tessile. Grazie a tutti. Allora, in una giornata sente? Sì. Ok. In una giornata ricca e importante come quella di oggi, il riferimento a Renato Bacconi era assolutamente indispensabile. Come ha già rilevato bene Alessandro Gasparri, Bacconi è stato un sindacalista dal profilo rilevante, che ha vissuto in prima linea 30 anni drammatici, ma anche vivacissimi, della vita politica e sindacale pisana, ma anche italiana, e cioè gli anni che vanno dai 60 agli 80. Però, se siamo qui oggi a ricordarlo, a un anno dalla sua scomparsa, è anzitutto per la precisa e acuta consapevolezza, anomala per un dirigente sindacale, che Renato Bacconi aveva dell'importanza della storia e della memoria del movimento sindacale e del mondo del lavoro. Un'importanza cruciale come strumenti non solo di identità del sindacato e dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche come guide per il futuro. E non si è trattato per Bacconi di un interesse vivo ma in qualche modo distante, no? La cosa ancora più anomala e preveggente è stata che questa consapevolezza e questo interesse si sono convertiti in iniziativa concreta sin dagli anni del suo più intenso impegno sindacale, e cioè sin dagli anni Ottanta. È infatti già nel corso del suo incarico di segretario della Camera del Lavoro di Pisa che Bacconi inizia a preoccuparsi dello Stato e della sorte dei documenti della CGIL pisana e lancia una campagna per inventariarli e quindi salvaguardarli. Ed è sempre nei primi anni Ottanta che, a dispetto della distanza politica, si instaura un rapporto intenso e molto cordiale con la Biblioteca Franco Sedantini, basato sulla comune volontà di preservare e di dare visibilità alla storia dei sindacalisti e delle sindacaliste, delle lavoratrici e dei lavoratori di Pisa e della provincia. E nonostante alcune battute d'arresto, sicuramente non dovute a Bacconi, la collaborazione con la Sedantini si avvia già a metà anni Ottanta e proseguirà praticamente fino agli ultimi anni, fino alla fine. Le iniziative del 1986, testimoniate da questa pubblicazione per il 90° della Camera del Lavoro, poi la prima storia della Camera del Lavoro stessa, pubblicata nel 1990 a cura di Franco Bertolucci, la proposta del 2012 di riprendere con la CGIL un ambizioso progetto arenatosi a metà anni Ottanta e ancora infine il progetto di cui vi terremo insieme tra un attimo per la prima volta una sintesi. Ma la coerente e lucida passione di Bacconi per la ricostruzione storica e per la memoria è approdata anche a importanti esiti personali, autonomi, come il volume sulla storia della Saint-Gobain, che già citato, volume sulla storia dal 1889 al 1983, uscito nel 2012, sempre per i tipi della Biblioteca Franco Sedantini, e proprio in un momento in cui in Italia come all'estero la storia del lavoro stava conoscendo un'importante rinascita. Uno degli ultimi sforzi in campo archivistico-storiografico di Renato Bacconi è quello che presentiamo stasera. Risale al 2015 e ancora una volta frutto della collaborazione con la Biblioteca Franco Sedantini, in cui era nel frattempo diventato membro del Comitato Scientifico, ed è particolarmente, ai miei occhi, sorprendente ed emozionante. È sorprendente per l'audacia e la curiosità intellettuale con cui una persona ormai ottantenne abbraccia una metodologia di indagine ancora relativamente giovane, almeno in Italia, e non sempre accettata di buon grado come la storia orale,
in particolare la storia orale realizzata con strumentazioni audio-video digitali. Il progetto è semplice e di grande interesse. Ricostruire un pezzo cruciale della Pisa industriale, cioè quello del tessile, raccogliendo le testimonianze di alcune delle sue figure più rappresentative, sia per quanto riguarda l'aspetto lavorativo in sé, sia per quanto riguarda l'attività sindacale. Di questa coraggiosa ed entusiasmante iniziativa, Renato Bacconi e la Biblioteca Franco Serantini non furono in grado, per tanti motivi non dipendenti dalla loro volontà, furono in grado di realizzare soltanto un frammento preliminare, cioè queste tre interviste a Nilo Carpita, a Lidia Luperi e a Fedora Pellegri, che come vedrete furono delle figure di grande vivacità politica, intellettuale, e furono anche delle guide importanti nel mondo del lavoro e nel mondo sindacale pisano. Le riprese video furono realizzate da Lavinia Baroni e sono di diversa lunghezza, riflettendo un po' anche le condizioni psicofisiche delle persone intervistate. Lidia Luperi ormai aveva 90 anni, non era, lo vedrete, completamente lucida. Anche se poi ricordava con estrema esattezza, aveva ancora una vivacità di spirito, ricordava con esattezza molti particolari, ma in realtà le interviste sono di grande spessore, non solo informativo ma anche morale, e in questo senso la sintesi di circa mezz'ora che state per vedere dovrebbe secondo me spingere da un lato a recuperare, a rendere pubbliche le tre interviste integrali, ma poi può costituire anche una base interessante per il lavoro che c'è stato annunciato dal segretario Gasparri. Ho soltanto montato questo materiale, selezionato e montato questo materiale, e devo dire che è stato un lavoro profondamente emozionante. Come vedete, questi tre personaggi, di cui sopravvive oggi ancora soltanto Nilo Carpita, hanno vissuto dei momenti in cui lavorare e fare sindacato, e soprattutto fare sindacato, era estremamente difficile. La loro storia parte, nel caso delle due donne, dagli anni 30 addirittura, e attraverso un periodo che va fino alla metà degli anni 70. Questi sono pezzi della storia del lavoro e del sindacato di Pisa che a livello orale non possono ovviamente essere più recuperati. Sia Carpita che Luperi che Pellegri parlano ormai, raccontano ormai all'età estremamente avanzata, già 10 anni fa, ma proprio per questo si tratta di materiali preziosissimi. A me non è stato che lasciarvi al video, nella speranza che vi comunichi anche non solo le informazioni ma anche le emozioni e lo stimolo morale che ha saputo dare a me.